La vita di ogni giorno è un sistema complesso e in cui le comunicazioni elettroniche hanno un ruolo sempre più rilevante. Le utilizziamo per interagire con le altre persone, per veicolare informazioni personali e sostanzialmente anche segnali necessari a regolare il traffico aereo, marittimo, ferroviario e in ogni caso per azionare anche impianti dal più piccolo antifurto di casa alla produzione di energia elettrica. Le utilizziamo per effettuare transazioni finanziarie e in ogni caso per raccogliere informazioni che poi possono influenzare le nostre azioni. Wind3 è ben consapevole di questa sua responsabilità quale operatore italiano di telefonia fissa, mobile e di accesso ad internet. In particolare, in Wind3 riteniamo che il nostro ruolo quale operatore di telecomunicazione e infrastruttura critica del paese debba comprendere innanzitutto la protezione delle nostre infrastrutture, selezionando accuratamente le tecnologie, implementando idonee misure di protezione e mantenendole sempre aggiornate, debba comprendere una costante attività di ricerca e condivisione delle informazioni per poter prevenire le minacce e proporre soluzioni, debba comprendere l'offerta di soluzioni sicure per la protezione degli accessi alla rete dei nostri utenti, debba anche comprendere un coordinamento della sicurezza trasversale a tutte le funzioni aziendali e anche la partecipazione ai centri di competenza dell'industria, delle istituzioni e dell'università. Wind3 affronta il tema della cyber security con un approccio multidisciplinare, con competenze tecniche, legali ed accademiche. Facendo parte di uno dei più grandi gruppi industriali al mondo, Wind3 condivide la conoscenza sia in termini di minacce che di soluzioni con tutte le aziende del gruppo. Alcune agiscono quali operatori di telecomunicazioni, altre come utenti finali delle comunicazioni elettroniche. Questo consente di accorciare i tempi per l'individuazione di potenziali vulnerabilità e di aumentare l'efficacia delle misure di contrasto che in ogni caso vengono implementate prima che si verifichi un attacco. Posso dire con un certo orgoglio che il gruppo CK Hutchison, cui apparteniamo, riconosce a Wind3 ottimi risultati e competenze che meritano di essere condivise con i colleghi stranieri. In quanto infrastruttura critica di grande visibilità, potremmo essere bersaglio di attacchi. Per mitigare il rischio, disponiamo di misure di contrasto che vanno dalla protezione delle infrastrutture ai meccanismi di difesa finalizzati a canalizzare eventuali attacchi, a segregarli in ambienti sicuri, a studiarne il comportamento, individuare le soluzioni e riferire agli organi istituzionali preposti o all'autorità giudiziaria nell'ipotesi di atti illeciti prima che questi possano causare danni. Ma lo strumento più forte della nostra cyberprotezione è la nostra strategia che è basata su alcuni punti cardini, quali l'organizzazione, gli investimenti, le tecnologie all'avanguardia ed elevate competenze. Cosa significa in concreto questo? Significa promuovere la consapevolezza attraverso la formazione del personale, significa governance della sicurezza anche mediante la redazione di policy e procedure dettagliate, significa sicurezza by design, cioè incorporando la sicurezza sin dalla fase di progettazione di ciascun servizio o funzione di rete, ma significa anche ridondanza delle risorse tecnologiche critiche e multipli livelli di sicurezza. Ancora, monitoraggio continuo della sicurezza della rete attraverso il nostro Centro Nazionale di Esercizio e Manutenzione, la Security Control Room, attivi H24, 7 giorni su 7, significa anche istituzione di un comitato di sicurezza e vari comitati per la gestione della crisi che comprendono i vertici aziendali e raggiungono direttamente tutte le funzioni aziendali pronti ad essere attivati nell'arco di minuti e senza preavviso. Da ultimo, ma non per questo meno importante, significa fare tesoro di ogni esperienza
alimentando un ciclo virtuoso che apprende da ogni avvenimento e apporta migliorie ai processi aziendali.